salutiamo i gentili viaggiatori che sta per partire il treno Potenza Salvezza diretta. Non sono previsti ritardi, ci sarà presenza di animali, 1 gallo e 11 leoni a bordo. Tosti, tosti, tosti. Il treno Salvezza è giunto al capolinea. Domenica al Viviani il Potenza di Fabio Gallo sarà chiamato a salire definitivamente a bordo della locomotiva Salvezza del girone C di Serie C. Penultima partita della stagione per i rossoblù, ma, nell'immaginario collettivo della tifoseria, l'ostica partita casalinga contro il Monopoli rappresenterà non solo l'ultima partita della stagione tra le mura amiche del Viviani, ma anche e soprattutto l'occasione per chiudere qualsiasi discorso e preoccupazione riguardante la questione Salvezza anticipatamente. Senza fare calcoli e sperare nel destino beffardo degli avversari, i rossoblù dovranno mirare con decisione i 3 punti per lasciarsi alle spalle una stagione travagliata e che ha fatto emergere in maniera evidente i limiti tecnici della squadra, la difficoltà di fare calcio a queste latitudini in un territorio il più delle volte restio a supportare le realtà sportive con progetti degni di nota. Ed è proprio qui che si nasconde la vera valenza di questa gara. Se la Salvezza del Potenza pare sempre più vicina e solo una concomitanza di risultati a sfavore potrebbe realmente impensierire il rossoblù, a non lasciare dormire sonni tranquilli sono le vicende legate al rifacimento del Viviani e la costruzione di un nuovo stadio. Discorsi accantonati momentaneamente solo per il bene della squadra e per non distogliere l'ambiente dall'obiettivo Salvezza, che fino alla certezza matematica non potrà essere dato affatto per scontato. I rossoblù avranno dalla loro parte una freschezza atletica sicuramente invidiabile rispetto ad un Monopoli che, con i tantissimi impegni ravvicinati dovuti ai recuperi, si vede sempre più spremuto a livello fisico, con prestazioni che stanno certamente risentendo del dover giocare obbligatoriamente ogni 3 giorni. Con la sconfitta arrivata in settimana contro la Casertana, il Monopoli dovrà per forza di cose fare la corsa per mantenere l'11° posto, piazzamento che varrà i playoff in caso di coefficiente positivo emerso dai 3 gironi. L'esito positivo della gara con il Monopoli aprirebbe la gioia per l'obiettivo Salvezza raggiunto, ma rappresenterebbe anche la possibilità di potersi dedicare esclusivamente al futuro di questa città e di questa società, con le istituzioni che dovranno essere una volta per tutte chiare non solo con il presidente Caiata, ma anche nei confronti di una cittadinanza che attende notizie concrete in merito a sviluppo e promozione del territorio attraverso la nomina di Potenza Città dello Sport, un titolo che dovrà essere molto più di un semplice motto. Ed ecco perché la partita con il Monopoli avrà valenza doppia, non solo dal lato prettamente sportivo, ma anche dal punto di vista emotivo, con la possibilità di ricaricare finalmente le pile per la prossima tornata agonistica. Società che ha avuto il merito in una stagione così complicata di rimediare a qualche errore iniziale e porre solide basi per il futuro prossimo di questi colori, indissolubilmente legato alla figura di Fabio Gallo e alcuni componenti di spicco dello spogliatoio che hanno saputo trainare il gruppo in questa annata. Potenza è pronta a lasciarsi alle spalle una stagione travagliata. E allora salite in carrozza, il Potenza Express sta per partire in direzione Salvezza.